attenzione sempre per quei barattolini lì. Allora, una brevissima doverosa spiegazione di che roba è. In effetti sono contenitori alimentari che sono usciti ormai, ahimè, fuori produzione perché non sono più a norma di legge, sono di metallo. È una soluzione a cui sono arrivato dopo vari tentativi, barattoli recuperati di qua a destra, a manca, vabbè. E questo mi viene da un concerto che feci per il WWF, e mi chiesero di fare un concerto però parlando anche di materiali che si potevano riciclare. Quindi ho riciclato un po' di barattolini che avevo nel laboratorio, dove di solito si mettono le viti, i chiodi, ne avevo trovati 4-5 accordati tra loro. Alla fine del concerto si erano completamente scordati, perché ammaccandoli chiaramente cambiano suono. E quindi ho fatto il contrario, ho preso dei barattoli, li ho ammaccati opportunamente per farli arrivare alle note giuste, e chiaramente devo starmi attento a suonare sul bordo, perché se picchio dentro rimane infilzato. No, è che si suona. Allora, vabbè, questa è una velocissima spiegazione. Il brano che vorrei adesso seguire, che è cortissimo, si intitola Dolce Do. Allora, immaginate una persona che si sveglia la mattina e ha i suoi tempi lenti, lampi. E il tempo è questo, che è uguale per tutti, solo che per questa persona è, per tutto il mondo che è fuori è questo. Quindi si sveglia questa persona con i suoi tempi, dopo esce fuori, però incredibilmente rimane con i suoi tempi in mezzo a tutta questa confusione. Dolce Do. Di nuovo un nuovo di nostro